Il problema esiste praticamente da sempre, eppure qualcosa deve essere successo perché la situazione è davvero peggiorata. Quelle subdole sono nei parchi, semi nascoste dall'erba, le peggiori quelle sui marciapiedi, magari nel tratto di semibuio tra la luce diffusa da un lampione e quello successivo. Finirci dentro con una scarpa è un attimo, la pulizia successiva che si impone invece è tutt'altro che gradevole e profumata. Una situazione con cui i sondriesi di ogni età si trovano purtroppo più che a convivere, a imbrattarsi quotidianamente e che è finita per l'ennesima volta sotto forma di lettera sul tavolo del sindaco del capoluogo Marco Scaramellini. Lettera sottoscritta da oltre 50 cittadini, l'ultima. Al centro della missiva la richiesta di intervenire per risolvere l'annoso problema delle deiezioni canine, aggravatosi negli ultimi mesi, una situazione che i cittadini non esitano a definire uno schifo. Passeggio parecchio anche nella zona Piastra o la nuova ciclabile che hanno fatto, è veramente proprio brutto vedere perché nessuno le raccoglie. Abbiamo notato veramente un aumento di queste, anche il lungomallero, in tante zone della città nessuno le raccoglie. Tutte le sere si arriva a casa, bisogna fare controllo scarpe se si porta dentro qualcosa o no. Non esiste distinzione tra centro e periferia, evidenziano i cittadini, e che la situazione sia effettivamente fuori controllo lo hanno notato anche persone che si trovano a passare da Sondrio soltanto di quando in quando. Effettivamente è piuttosto sporca la strada e anche un po' la città. Già nell'autunno del 2019, ancora in risposta alle istanze di molti cittadini, l'amministrazione comunale aveva emesso un'ordinanza sindacale richiamando al rispetto delle regole, vietando l'ingresso ai cani nelle aree verdi e inasprendo le sanzioni per i trasgressori. Io abito proprio qui davanti ai giardini, ho un cane piccolo, pulisco sempre e ho notato che ci sono padroni di cani, soprattutto quelli grossi, che non puliscono e ne ho già parlato con un vigile. Perché non è giusto. Secondo lei è peggiorata la situazione durante il lockdown? È possibile che ci sia un collegamento? Sicuramente è peggiorata, perché io non ho mai visto tanti cani nel giardino pubblico. Però torno a ripetere, i cani piccoli i padroni puliscono, i cani grandi i padroni non puliscono. Io confido nella responsabilità dei proprietari di cani, commenta il sindaco Marco Scaramellini, e mi auguro che prestino maggiore attenzione nel rispetto della città e dei concittadini. Per la negligenza di pochi ci rimettono tutti e si vanificano gli sforzi di rendere bella e attrattiva la città. Ma se questi appelli e maggiori controlli non dovessero sortire gli effetti sperati, valuteremo altre soluzioni, compresa quella suggerita dai firmatari della lettera, ovvero l'anagrafe canina del DNA, per poter risalire ai responsabili di questi atti di inciviltà. Ai cittadini che hanno scritto e a chi è infastidito da questa situazione vorrei dire che l'amministrazione si è fatta carico delle loro istanze. Noi per primi, come loro e tutte le altre persone che tengono a Sondrio, vogliamo contrastare il fenomeno assicurando una convivenza civile tra persone e cani, contando sulla collaborazione di tutti. Anagrafe canina del DNA come extrema ratio, insomma. Tipo DNA, sarebbe assurdo. Cioè, la gente potrebbe capire senza arrivare a essere proprio colpita in quel senso lì, con le multe, sennò vuol dire dimostrare di non avere civiltà. Bisogna essere ripresi con le multe su tutte le cose. Nel frattempo, confidare sulla buona educazione dei padroni dei cani è giusto una chimera. Soprattutto finché ci sarà chi si affiderà alla neve. In questo periodo ho notato che quando c'è la neve, probabilmente la gente pensa che lasciandolo in mezzo alla neve si estingue da sola.